Vediamo subito il risultato del sondaggio della scorsa settimana. Si deve continuare con Ciro Ferrara. Come ci avete risposto? Sì, 51%, no, 49%. E qui si può già aprire un dibattito. Io partirei subito con il debuttante, Cucurellu, Antonello. Allora, ma questa... io sono sempre, guarda, sempre contrario a quelli che sono. Ormai non fa più notizie, perché il discorso è sempre mandare via, esonerare gli allenatori. Dipende quali sono i problemi reali, veramente. E quindi la fortuna anche di un allenatore è avere alle spalle una società forte, una società che crede in lui. È chiaro che ultimamente questi sono dettati anche dai risultati negativi, non dimentichiamo. Però io penso che l'allenatore vada supportato e poi andare alla ricerca di quelli che sono i problemi veri, reali. E quindi a ogni problema c'è sempre una soluzione, bisogna che loro adesso... Ma domanda secca, quali sono i mali che stanno affliggendo questa Juventus? Beh, io non ci sono dentro, posso immaginare quali sono i mali, e ce ne sono tantissimi di mali. Magari iniziamo dalla campagna acquisti, ma iniziamo anche da molti giocatori che non... le attese sono venute a mancare, insomma, tanti infortuni, i problemi di gestione, i problemi di amalgama, i problemi di costruire un gruppo dopo Calciopoli, insomma... Ce ne sono tanti, quindi bisogna avere pazienza. È chiaro che nel calcio non si ha più pazienza, e quindi chi è sempre il primo a pagare sono sempre gli allenatori. Però io non condivido questa tesi. Quindi secondo te bisogna andare avanti con Ciro Ferrara? Bisogna andare avanti con Ciro Ferrara, e come ha detto, che fa parte di un progetto. E come ha detto Pastorina all'inizio, con l'introduzione, è giusto che si faccia sentire di più e capisca realmente quali sono i problemi. Vincenzo Chiarenza, allora commentiamo anche con Vincenzo i risultati di questo sondaggio. Ha una grossa fortuna, perché un altro allenatore magari sarebbe stato già esonerato dopo i risultati purtroppo negativi, però dovrebbe sfruttare questa fortuna di avere la società alle spalle sue, e quindi ha avuto fiducia da parte della società, e domenica, cioè domani sera, avrà l'occasione per sfoderare una prestazione super e cancellare tutto il passato e ricominciare una nuova vita, lo spero per lui e per la Juventus. Quindi secondo te domani sarà davvero la sfida cruciale per Ciro Ferrara, domani dentro ma no, fuori? Ma scusa, perché parli sempre della sfida cruciale? Qua si parla da due mesi. Se la società ha detto... E perché io vedo la Juventus quinta classifica? Ma non significa... Quindi perché fuori dall'Europa. Tu pensi che cambiando adesso allenatore arrivi con la bacchetta magica e questa Juventus si trasformi in una settimana? Non sono questi i problemi. Non è un problema di allenatore, secondo me è un problema... di giocatori, un problema di organico, un problema di spogliatoio. E grazie a Dio è arrivato adesso un po' Roberto, che un po' l'ambiente lo conosce, un uomo di calcio. E tu sei favorevole al ritorno di Roberto Bettega? Sì. Io penso e sono d'accordo col suo ritorno. Magari ce ne fosse qualchedun altro a questi livelli che desse o dia una mano alla società. Chi potrebbe, dovrebbe tornare? Ah, non lo so, gente di calcio, gente che ha fatto la storia di questa società, gente che di fronte anche al nostro pubblico, ai nostri tifosi, dia un'immagine di serietà, di professionalità. È questo che ha bisogno anche la Juventus. Vincenzo, vedresti bene un Antonello Cucurellu? No, non parlo. Per infatti carità, faccio a Vincenzo Battantuono questa domanda. Io parlo perché sono un juventino nato. Lo so, non lo è so. Che sono perché ho giocato, sono nato juventino. Lo so, Vincenzo. Stavo svenendo. Riprenditi, dai, riprenditi, no, un attimo, ti diamo un bicchiere d'acqua. No, perché ogni tanto, insomma... macinavo dei ricordi di Cucurellu, perché poi io nel mio primo libro ho proprio raccontato una storia legata a lui. Lui non lo sa ovviamente, ma una volta, per l'unica volta che sono stato in tribuna... Senti, ma portare questi libri no, ci siamo dimenticati questa sera. L'unica volta che sono stato in tribuna... Tornerai e li presenterai con noi, va bene. L'unica volta che sono stato in tribuna tanti anni fa, me lo sono ritrovato accanto, mi sono girato ed era lui, credevo di sfogliare le figurine Panini. E invece era lui in carne ed ossa, stavo quasi svenendo, ho telefonato a tutti i miei amici. Ma gli hai parlato? Non se ne è neanche accorto, ovviamente, che cosa stava a guardare me. Ma lui è attento, no? Lui è una persona molto carina e gentile, Antonello. No, anche saggio, perché una persona anche saggia, perché quello che ha detto poi interpreta, credo, alla perfezione quello che pensano tantissimi juventini. Io credo che bisogna cominciare a pensare, un po' come fanno al Milan.
Cioè, questo patrimonio di giocatore, adesso sentire Cucurella, che dice io sono juventino dalla nascita, non perché ci ho giocato, credo che abbia creato una grande emozione tra tutti i telespettatori, perché significa che quest'uomo fa parte di un patrimonio proprio genetico. E voi non sapete quanti, dopo Calciopoli, quello che abbiamo sofferto noi juventini, è quello che ancora si soffre portandoci dietro questa croce. Certo. Perché veramente questo ci ha, non dico che ci ha penalizzato, però... No, però tu hai detto una cosa giusta, la fase di ricostruzione non è stata e non è facile, perché non ancora è facile. Adesso certo che non è facile, comunque... ci va un po' di pazienza, se c'è un progetto bisogna svilupparlo e portarlo avanti.